Intanto grazie, ti ringrazio molto e ringrazio molto Luciano che adesso non vedo più, ah, eccolo, che non, è qualche mese che non incontro. Intanto io sto iniziando questa mia nuova avventura da poche settimane e proprio per iniziarla un po' nella direzione della rete ho incominciato a visitare alcune delle aree di ricerca al nord, al sud e al centro dell'Italia. Perché io credo che la connettività fisica, come attraverso la rete, e la connettività intellettuale sia certamente uno degli elementi sul quale vale la pena di più investire. E il CNR, credo che tutti voi lo sappiate, con i suoi 109 istituti, con le oltre 400 sedi, rappresenta veramente una realtà quasi unica. Io ho fatto per qualche anno il rettore del Politecnico di Torino, quindi di una realtà relativamente piccola, relativamente aggregata, e questo tuffo in questa grande rete mi ha aperto obiettivi, prospettive, ma anche interessi che non erano proprio della mia cultura e che da subito hanno invece rappresentato un elemento di crescita mia personale. Sulla rete GAR e sulle prospettive. Io credo che questi 20 anni abbiano rappresentato un elemento di crescita per il nostro paese, ma oggi dobbiamo guardare al domani. E il domani, in un paese come il nostro, che con le grandissime difficoltà che ha, un investimento in questa direzione è un investimento fondamentale. Lo vediamo quotidianamente quanto la connettività della rete, la connettività del paese sia una connettività troppo debole se ci confrontiamo con gli altri paesi ed è una connettività che purtroppo non sembra una priorità paese. Lo abbiamo visto in questi ultimi anni quanto poco sia stato investito in questa direzione e io mi auguro che attraverso questo nuovo piano, nuovo GAR dei prossimi almeno altri 20 anni, ci sia la possibilità per le nuove generazioni di dare quel contributo che forse noi non siamo più capaci di dare, perché non abbiamo quell'alfabetizzazione che hanno i nostri ragazzi e dobbiamo forse anche ascoltarli di più. In questi giorni, in queste settimane, è stato evidente come il paese sembra un paese non sufficientemente attento a quelle che sono le domande, le richieste, quasi pressanti, e noi sembriamo un po' sordi, quindi io credo che sia necessario veramente in questo momento investire di più sui giovani e investire anche attraverso questi tipi di investimenti strutturali. Allora ci fu questa grande attenzione agli studenti, al collegamento degli studenti, come ricordava Luciano. Probabilmente adesso le nostre università, i nostri centri di ricerca sono in una fase di ulteriore cambiamento. Incominciamo ad avere sempre più campus in cui convivono la parte tradizionale dell'università o della ricerca, quindi la formazione e la ricerca, ma c'è una estensione di missione, un'estensione di missione al trasferimento della conoscenza, tirare fuori i progetti dai nostri cassetti e trasformarli in risorse, trasformarli in posti di lavoro. E poi i servizi. Allora io credo che forse si potrebbe pensare ad un nuovo elemento di crescita, che è quello di collegare di più la rete GAR al sistema socio-economico, soprattutto quello vicino all'innovazione, quello vicino ai centri di ricerca, alle università. Questa potrebbe essere la nuova grande sfida. Il paese ha bisogno di trovare una modalità di crescita che non sia sulla carta, che non sia sulle parole, ma che sia nei fatti. E io credo che l'unica vera strada sia quella di utilizzare le nostre migliori intelligenze, le nostre migliori forze che sono nei giovani. Grazie a tutti, buona giornata.